E 3, e 2, e 1. Ciao a tutti e bentornati su MTV. Bravissima, questo grande onore. Nel video di oggi, come potete vedere, c'è qui un ospite molto speciale, che è Letizia. Cosa fai tu sul tuo canale? Io sono una cantante e trovate il mio link assolutamente da qualche parte, insomma. Fate delle cover molto belle, quindi appunto andatele a sentire. E abbiamo anche fatto un video, tra l'altro, sul suo canale, insieme. Abbiamo fatto una sfida, appunto, sempre a tema musicale. Anche perché poi entra, mi piace abbastanza la musica. Direi siamo un po' accumulati da questa cosa, quindi era giusto così. Invece per il mio canale, oggi faremo una sfida, che è una delle mie preferite di sempre, ed è la Whisper Challenge. Che tra l'altro io è una cosa in cui non riesco, perché io non leggo il labiale, perciò è terribile. Una delle due avrà la musica a palla nelle orecchie, quindi non sentirà assolutamente nulla. L'altra persona le dirà delle cose, delle frasi, dovrà indovinarle. Abbiamo capito che nell'invenzione delle frasi non siamo così brave. Allora ci faremo aiutare da un sito che ce le ha già. Cioè, cerchiamo per noi random. Ma ciao, ma come ci stiamo perfetto arrivando? Oggi c'è un bruttissimo tempo. Rosa, ciao, no. Molto bene, dire che funziona. Molto bene. 3, 2, 1, si parte. Il gatto del pane sgretola la muffa arrugginita. Il ratto del pane arrugginito. Il ratto del pane sgretola la muffa arrugginita. Arrugginita, sì. Il gatto del pane. Gatto del pane. Gatto del pane. Gatto del pane. Sgretola la muffa. Sgretola la muffa. Sgretola la muffa. Sgretola la muffa. Arrugginita. Arrugginita. Sì, fantastica. Ma che senso hanno queste frasi? Sarebbe possibile capirle se avessero un senso logico. Almeno ci si arriva un po' al ragionamento. Ma non hanno senso. È terribile. Qua veramente sono solo parti, vabbè, massimo volume. Vai. Intanto sto ascoltando Fotografia di Carl Brave, Francesca Michelin, ci sono anche dei consigli musicali, esatto, per Fabri Fibra. Così, appena uscita, boom, boom. Vai con la prossima, che sono anzi, cambio anche canzone, così. Vai. Almeno mi spacco i timpani con qualcos'altro. Ora ascolto Quarter Past Midnight di Bastiglia, almeno sono un bel po'. Oh! Sì. Mi vestirò di rosso erba aspettando il coniglio dell'orsa polare in una notte di rugiada bollente. Mi vestirò di rosso come l'alba, aspettando un coniglio che non arriva mai. Mi vestirò di rosso erba. Mi uccido di rosso. Perché? Perché ti vuoi uccidere? Mi vesto di rosso. Di rosso. Di rosso erba, aspettando il coniglio. Ciao. No. Mi vestirò di rosso erba. Aspettando il coniglio. No, questa è proprio zero, ripeti. Aspettando il coniglio. Falegname? No, no. Aspettando il coniglio. Il consiglio, aspettando un consiglio. No, il coniglio. Coniglio. Il coniglio dell'orsa polare. Orsa, dell'orsa polare. In una notte di rugiada bollente. In una notte di rugiada bollente? Brava! Sì! Riesci a dirla tutta? Cosa? Riesci a dirla sì, tutta? Sì, no, cioè no, aspetta. Allora, mi vestirò di rosso erba, sì, aspettando il coniglio dell'orsa polare. Sì. E poi in una luna? No, in una due. In una luna. La frase di troppo. Una di troppo. Una parola di troppo. Cioè, mi sto assordando perché la musica è molto alta. Non so quanto sto parlando ad alta voce. In una notte di rugiada. Notte di rugiada. Bollente. Bollita. Bollente. Che freddo. No, freddo. No, al contrario, bollente. Ah, bollente. È lunga la frase, però non vale. Velone, ci siamo, ce l'abbiamo. Oh, siamo a due. Questo era un parto, però. Vabbè, stai facendo un peccato. Ultima, vai Emma, stai andando alla grande. Oh yeah. Oh yeah. Altra canzone, vediamo. Vada per Used di Shawn Mendes e Khalid. Ah, wow, questa è una cheat. Uova sufficiente. Le finestre sono piene di giardini, viene voglia di pescare. Le finestre sono prese dalla voglia di pensare. No. Le finestre sono piene di giardini. Sono piene di giardini. Viene voglia di pescare. Viene voglia di bagnarle. Pescare. Piegarle. Pescare. Pescarle. Pescare. Pescare? Sì. Raga, è una cheat di Marco. Solo questo. È una cheat di Marco Masini. Molto poetica. Molto poetica. Molto. Molto. Peschiamo tutti insieme.
Però l'ho indovinata. Cioè, però ci sono. Sei già a tre. Cioè, sento che la quale sono le mie povere orecchie. Che non funzionano più. Seleziona la canzone. Vai. No, vabbè, voglio questa. Vivi la vita loca. Vivi la vita loca. Mangiavo una pera sul dromedario di mia suocera. Quando un pianoforte bussò sull'atrocità. Vedi? Mangiavo una pera. Hai mangiato la birra? Una pera. Una pizza. Pera. Hai mangiato una pera da tua suocera. Sul dromedario. Al supermercato. Sul dromedario. Su un dromedario. Di mia suocera. Di tua suocera. Quando un pianoforte. Quando il un pianoforte. Bussò all'atrocità. Bussò alla porta. All'atrocità mendicante. Bussò, cioè non capite? Capite che allora se bussò all'atrocità mendicante all'autofficina. Atrocità. Ti giuro non la capisco. Atrocità. Mi fa lo sguardo. Non la supero questa, mi sa. Andiamo avanti? O vuoi provare? Sì, questa l'ho cannata. Vuoi, bene, arriviamo, va bene. La frase era: a mangiare la pera sul dromedario della suocera. Ok. Quando un pianoforte bussò all'atrocità mendicante nella stanza digitale. Nel tango dei Roxanne. Madonna, io vado proprio sui classici. Beh, i classiccioni sono buoni classici. Classiconi. Questo è facile. Luca mangia nell'albero. Una Luca. Ora Luca. Cura. Luca. Urla. Luca. Luca mangia nell'albero. Mangia dall'albero. Nell'albero. Ah, nell'albero. Ma si sveglia. Ma si sveglia. Si sveglia correndo sulla sedia. Correndo sulla sedia. Segna. Sedia. 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 Penso se ne abbiamo. Oh, ma io direi di farti fare questa. C'è una frase che è lunga così. Io direi di fare questa perché sì, non sono già abbastanza complicate, no? Siccome io sono talmente brava. L'ultima, dulce okay. Secondo. What the hell di Avril Lavigne? Ok. Concentrazione. Sì. Allora, la frase è: ieri mia nonna mi ha regalato un brufolo che si occupa di vestirmi prima che vada a scuola in mutande. Questa era la frase. Tutto chiaro. Va bene. Mia nonna. La nonna. Mi ha regalato. Mi ha regalato. Un brufolo. Un brufolo. Un brufolo. Da regalo, nonna. Grazie. Che si occupa. Che si occupa. Di vestirmi. Di vestirmi. Prima che vada a scuola. Ah, prima che vada a scuola. In mutande. In badante. Mutande. In mutande. Dai. Ce l'abbiamo. Cioè, perfetta. Tutto chiaro, grazie nonna. È stato altamente difficile. Però hai vinto tu. Hai vinto tu. Vabbè, ma di poco. Cioè, siamo lì, Le frasi erano terribili. Mi ricordo di guardare il meraviglioso video sul canale di Letizia. Oggi ho imparato un sacco di cose. Sì, tipo, molte. Le nonne regalano brufoli. Giardini quindi da pescare. Un insegnamento importante della vita. Ti ringrazio sempre. E io ti ringrazio per essere stata sul mio canale. Spero che una splendida, magnifica e meravigliosa giornata. Al prossimo video.